Ciao a tutti gli amici di GamesCollection.it, benvenuti oggi a un nostro video unboxing con anche una prova in campo di uno dei prodotti molto ambiti dai giocatori pro, quali io non sono, degli FPS. In particolare abbiamo scelto quello che è stato il titolo di punta del 2010, che è Call of Duty Black Ops. Vi presentiamo oggi, facciamo un unboxing quasi in diretta. Questo è il pacco con cui è arrivato il pad della Razer Lonza Tournament Edition. Questa è la confezione, molto ben curata. Vi faccio vedere giusto volante gli interni della confezione. Questa era la sua plastichina. Davanti la confezione ben si presenta, scusate le difficoltà di inquadratura ma sto lavorando al contrario, in cui vengono elencati i pro e i pregi del pad in questione. Questo è Razer Guy, cioè il creatore del pad, che ci ricorda che abbiamo fra le mani uno dei pad che ci rendono dei veri pro gamer. Il retro della confezione riporta le caratteristiche salienti del prodotto, tra cui i tasti ad azione rapida, quindi sono dei tasti che hanno una grande sensibilità proprio per renderli immediati e non dover premere troppo il tasto prima di avere l'azione. Un tasto programmabile che ci permette di essere regolato a nostro piacimento con dei pulsanti sul retro del pad, che poi vedremo, in modo da programmarlo un po' come fa anche il pad, quello dedicato proprio alla serie Call of Duty, che era uscito sia per Modern Warfare che per Black Ops qualche tempo fa, anche se questo, devo essere sincero, di un'altra qualità. E infine una cosa non da poco, il fatto che le leve entrambi del pad, entrambi gli stick, hanno le frizioni regolabili. In pratica è possibile renderli più duri e più molli ruotando delle ghiere che permettono appunto di migliorare la sensibilità del pad. Infine cambia anche la croce direzionale, la croce digitale, in quanto è divisa in quattro sezioni, che appunto per gli FPS permette immediatamente di comandare le singole funzioni, quali le claymore piuttosto che altre funzioni regolabili. Vediamo ora il pad come è strutturato. Vedete subito è già collegato il pad, i tasti sono, come vi dicevo, illuminati. Non so se è possibile sentire il rumore, è come se avessero su dei micro switch e l'effetto immediato, a differenza di un pad classico della 360 i cui tasti vanno premuti a fondo, o almeno, anche se l'impatto è immediato, però il tasto va schiacciato di più. Qua invece è immediato, non hanno una corsa, insomma. Riprende la partita? No. Vediamo le altre caratteristiche del pad. Dicevamo appunto, uno, i tasti programmabili posizionati sopra gli RB e l'LB, quindi abbiamo un tasto in più sopra che è programmabile sul retro. Sul retro abbiamo i due tasti programmabili, in questo caso è programmato per avere l'effetto di quando schiacciamo per il coltello, per avere il coltello immediato, e l'altro alla X. Basterà tenere premuto e programmare a seconda delle proprie esigenze, praticamente si possono fare quasi tutte le combinazioni, anche lo start addirittura può essere per comodità. Come vediamo, questa è la croce che è separata a seconda delle proprie esigenze, poi ovviamente verrà programmata
per quello che ci serve per richiamare, per mettere le claymore o altro. E poi vediamo gli stick, come dicevamo, hanno la possibilità di essere regolati tramite delle frizioni. Queste frizioni, in questo caso avendolo abbassato, vi è molta più resistenza da parte dello stick e probabilmente meno sensibilità. Invece, per un giocatore che ha bisogno di più sensibilità, lo stick può essere regolato per avere una maggiore sensibilità, anche perché l'azione è molto più allungata, a differenza di quando viene completamente bloccato in fondo, dove è molto più resistente, molto più duro all'impatto. Per il resto il pad è abbastanza plasticoso, ma di quella consistenza molto molto gomma, quindi ha un ottimo grip. Tutto il resto uguale, pulsanti start e back, come vedete, non sono nella posizione dei classici pad Xbox, ma sono posizionati qua, centrali, un po' come i vecchi pad. E infine, importante da far notare, i grilletti, che hanno una corsa più lunga, ma sono anche più immediati. Hanno più sensibilità rispetto agli originali. Basta vedere la differenza di pad tra il pad originale e il pad della Razer. Come vedete, questi hanno un impatto decisamente diverso, sono molto più morbidi i pad della. E ovviamente il pad, essendo un pad che ha bisogno di una risposta molto rapida, è dotato di un cavo. Il cavo è molto lungo, peraltro, probabilmente sulle esigenze delle case americane, 4,5 metri ed è in tessuto. Ora vediamo un attimo di game, proprio giusto per farvi vedere come si comporta. Ed ecco la prova in game. Scusatemi, non, ovviamente l'interesse non sarà quello di fare la partita, ma di farvi vedere. Qua ha regolato molto duro lo stick di destra, quindi avrà una diversa sensibilità. Spero si possa vedere. I grilletti, come vedete, sono un pelo più lunghi. Bisognerà abituarsi leggermente alla loro conformazione, diversa da quella del pad normale della 360, perché alle volte non è immediato il colpo. Come vedete, bisognerà anche abituarsi nel lancio delle bombe a mano, perché sarà un filo meno immediato rispetto al solito dover individuare la posizione. È solo una questione di pratica. Ovviamente qua ho regolato, ogni volta anche in diretta potrete cambiare la differenza di sensibilità dello stick di destra, in modo da conformarlo alle vostre esigenze. Più è verso l'alto, più è morbido, più è verso il basso, più è rigido. E altra cosa, come dicevamo, la possibilità di avere lo stick digitale è diviso in quattro pulsanti, in modo da avere un accesso più rapido, immediato e più comodo. I tasti, che sono retroilluminati, quindi sono molto comodi quando si gioca di sera, o relativamente, insomma, ecco, permettono, come vedete, senza grande sforzo, hanno questo impatto, se sentite il rumore, come se fosse a micro switch. Sono molto molto più rapidi e diciamo che non hanno una sorta di lag, se si può dire. Sono molto più immediati l'impatto. Altra cosa, ovviamente, anche lo stick di sinistra ha la sua regolazione. La comodità è garantita comunque dalla forma, che è
come potete notare, molto 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 simile fondamentalmente a quella del classico pad della 360, solo che è un pelo più leggero, quindi è meno stancante rispetto al classico pad. Con la corsa, ad esempio quando dobbiamo correre, ho notato che il pad è inizialmente leggermente più scomodo del pad della 360 normale, in quanto gli stick, si nota, sono, a causa delle frizioni, lo stick del classico della 360 a questa altezza, lo stick del pad della Razer è leggermente più alto, quindi bisognerà fare un po' l'abitudine al fatto che gli stick sono più alti. Per il resto ci troviamo di fronte a un pad decisamente ben bilanciato e perfetto per chi ha voglia di qualcosa di più preciso e ideale per gli FPS. Ho ucciso un mio compagno? No, ho ucciso un avversario? No, o l'ha ucciso lui? Vabbè, direi che è praticamente tutto. Questo è stato il video testing del pad della Razer e ci vediamo tutti su gamescollection.it. Grazie da FedeWeb.